Paolino. Io i giornali non li capisco. Sa che, Porselitto? Guarda qui, la moglie del presidente del consiglio vuole il divorzio e ora per un mese non si parlerà altro che di quello. Tavole rotonde, porta a porta, ragazzine carine e un po' maialine pure loro che finalmente avranno il loro minuto di notorietà e articoli a non finire. E tutto passa in secondo piano, Dino. Potrebbe scoppiare una guerra atomica tra la Corea del Nord e Mozzecane e nessuno ci farebbe caso. Nemmeno del terremoto si parla più. Il terremoto! Quando c'è stato il terremoto, hai visto i giornalisti come gongolavano? Ah, dicevano, finalmente qualcosa di cui parlare. Qualcosa che ci darà lavoro per un bel pezzo. A me sembra sciacallaggio questo, non informazione. E poi il terrorismo, gli incidenti stradali, la mucca pazza, l'influenza aviaria. Ricordi quando si diceva che l'influenza aviaria ci avrebbe sterminati tutti? Mi ricordo, è morto solo un sacco di pulami, che spreco. E la crisi? Dov'è finita la crisi? Ormai della crisi parlano solo quelli che sono finiti sotto un ponte a raccogliere ortiche per sfamarsi. Dino, a me sembra che gli argomenti siano importanti a periodi. Mettiamo che a un certo punto c'è il periodo degli incidenti sul lavoro. Arriva il giornalista in redazione, tutto trafelato, e grida: fermate le rotative! C'è stata una strage sull'autostrada, un massacro, sangue dappertutto. 3 contadini bulgari ubriachi hanno steso con altrettanti tir 82 suore che giocavano a pallone al casello di Padova Est. E il caporedattore gli risponde: Mona, questo non è il periodo delle stragi sulle strade. Abbiamo già esaurito l'argomento il mese scorso. I bulgari non van bene perché se non c'è un rom di mezzo non si fa audience. Le suore portano sfiga anche sui rotocalchi. E di calcio ora non si parla più. Calciopoli è finita da un pezzo. Cercami una morte bianca piuttosto. O almeno, vai sulla strada e abbattimi qualche impalcatura con qualcuno che ci lavora sopra. Prendi pure il furgone aziendale, deficiente. Perché, Dino, succede tutto questo? Che razza di informazione è? Ti, Porseletto, te sei zoino. Se te olte, spiegomi che ho visto un po' più assai de mondo de ti. Mia tanto, ma un poco. Vedeto, lei è una questione de marketing. C'ha un negozio de vestiti. Quando gaffora la collezione autunno-inverno, durante il periodo non si vendi altro che roba autunno-inverno, a prezzi spropositati. E il negoziante sarebbe un mona a vendere roba da istà, o le mudande dell'anno prima, anche se magari le va ancora ben e in su ni se l'ha mai messe. Grazie alla pubblicità, la gente la sa convinta che quella è la collezione fashion, che se chiama così perché la moda è un'infezione, una malattia dei giorni nostri. E crompa solo quella roba lì, dopo finisce la stagione e se passa quella dopo ancora. E che le svendite de roba vecchia, che la costa a metà ma le è ancora nuova. Allora uno dovrebbe pensare: ma mi avete tolto per il cul, la roba è la stessa, o quel che l'ha fatta prima e ciappava stipendio e adesso ciappa la metà? L'è il marketing, caro Porseletto. Ma cosa c'entra il giornalismo, Dino? E il giornalismo è la stessa roba. Se ti te pubblicizza un argomento, tipo quel della mucca passa, fin per dir, alla gente che interessa quel, e vuol saper tutto di quel, fin quanti pei la gà sulla schiena la vacca quando l'è matta. Quando l'argomento il passa de moda, se parlerà di un'altra roba. Ma per il momento bisogna ciucciar da lì finché se pull. Fia alla fine. A un certo punto diventa come cercare di cavare sangue dai pisacani. E allora è ora di cambiare titoli sui giornali. E se mi giornalista ho più successo a parlare di una roba invece che di un'altra, ci apparò anche a piassè schei perché mi paga piassè. Ma allora, Dino, è solo una questione di soldi? De schei, sì. E di interessi? Anca. E l'informazione? Far sapere alla gente cosa succede nel mondo? Non che ne c'ava niente in suni. Per esempio, parlando di te, Porseletto, cos'è che ti interessa di sta faccenda del giornalismo? Perché ora si parla di influenza suina, il che mi pare stupido, dato che sembra una normale influenza, e poi si attacca tra uomo e uomo. A meno che non si dica che l'uomo è un suino, ma anche noi maiali ci teniamo alla nostra reputazione. E io rischio la vita, e per niente poi, non finisco nemmeno in tavola, mi butteranno via, non ho neppure quella magra soddisfazione. A non te me par magro, Porseletto. E comunque, vedeto, alla fine anche a ti te parli perché te fai il tuo interesse, come tutti. Se te sei un massetto de sparasi, sta sicuro che non te importava niente neanche a ti dell'onestà dell'informazione. Hai ragione, Dino. Ma cosa posso fare, dimmi? Io che sono sempre stato un tenero e roseo maialino, rispettoso delle leggi. Cosa devo fare, Dino? Uto che te dà un consiglio. Dimmi, Dino. Pendo dalle tue labbra. Non sta a sognarte de stranudar. Oste, na birra.